Buongiorno a tutti, approfitto di questa mia uscita dovuta al fatto che sono venuto a parlare con un potenziale nuovo cliente di cui non posso fare il nome per adesso perché siamo soltanto al primo incontro, però l'oggetto dell'incontro mi sembra importante per suggerire a tutti quanti coloro che poi hanno l'occasione di vedere questo video, per suggerire delle strategie di intervento sia in azienda ma soprattutto come consulenti. Bene, questo signore ha visionato un video, una mia newsletter video riguardante un calcolo di convenienza sull'effettuare o meno una commessa. Si tratta di determinare se il prezzo proposto dal potenziale cliente era un prezzo a cui poter concludere la trattativa oppure era un ordine da rifiutare. Stamattina questo signore, poi il video ovviamente è collegato al mio sito, mi ha rintracciato, mi ha contattato, ci siamo incontrati e lui mi ha detto sinceramente io avevo sbagliato il calcolo. Poi ho letto la soluzione, perché nella mia newsletter c'è anche una successiva newsletter dove dico la soluzione, fra l'altro vedete in sovraimpressione qui il link dove potete andarvi a vedere questo video. Sostanzialmente si trattava dell'analisi del margine di contribuzione. Questo cliente stamattina mi confessava che io sono il sesto consulente da lui contattato. Bene, i precedenti si sono soffermati unicamente sul calcolo dei costi e tralasciando poi le tecniche del calcolo dei costi, in particolare soltanto due di questi avevano consigliato l'adozione del margine di contribuzione, ma poi nemmeno per singolo prodotto, insomma questo è un discorso che esula un po' da quello che volevo dirvi. Altri quattro invece, sbagliando, hanno utilizzato il full costing, ma ripeto, questo è tutto un altro argomento. La cosa importante però che volevo sottolineare con questo mio intervento oggi è che nessuno ha affrontato il problema a 360 gradi. E infatti lui mi diceva: io voglio un tutor, voglio un manager, voglio un temporary manager, voglio qualcuno che mi segua a 360 gradi. Perché questo è importante sottolinearlo? Perché l'aspetto dei costi è legato inscindibilmente all'aspetto della vendita e quindi all'aspetto del marketing. E siccome oggi non si può parlare di marketing se non di web marketing, ecco qua che io oggi ho proposto a questo signore una consulenza a 360 gradi che guardasse, primo, l'analisi dei costi e quindi mettere sotto controllo l'azienda dal punto di vista economico e finanziario; secondo, lo sviluppo del mercato, quindi una presenza forte sulla rete, iniziare delle trattative per cercare di agganciare anche altri canali distributivi, comunque una consulenza che andasse sia all'interno della gestione dei costi ma anche che andasse verso il marketing. E da ultimo, siccome non mancano mai, ormai tutte le aziende hanno problemi di ristrutturazione di debito, anche delle politiche per cercare di sistemare il credito. Quindi il senso di questa storia è che io ho trovato un potenziale cliente e faccio il consulente perché ho una strategia di web marketing, ma nella mia strategia di web marketing comunico un servizio che è quello del manager a 360 gradi, quindi del consulente a 360 gradi. Fra l'altro inevitabilmente lui avrà anche problemi di gestione fiscale, di gestione di bilancio, di gestione di controversie contrattuali con i dipendenti, competenze che sono proprie del dottore commercialista, ma oggi queste uniche competenze